Camilla, la duchessa di Cornovaglia, ha ricevuto una torta per il 75esimo compleanno adornata con cenni ad alcuni dei suoi passatempi preferiti. La moglie del principe Carlo festeggerà il suo compleanno alla fine di questo mese, il 17 luglio. In vista di questa occasione, la rivista The Oldie e l'emittente televisiva Giles Brandreth hanno festeggiato il compleanno del reale. Tra le celebrazioni, alla duchessa è stata presentata una torta a tre livelli che indicava alcune delle sue attività preferite. Tra gli articoli ghiacciati sulla torta ci sono una selezione di libri. Camilla è nota per essere una avida lettrice. Durante il lockdown del 2020, la duchessa ha condiviso una lista di lettura e da allora ha lanciato il canale Reading Room che offre nuove stagioni di consigli. Parlando del progetto nel gennaio dello scorso anno, Camilla ha dichiarato: «Penso che sia qualcosa che tutti potrebbero approfondire e trovare qualcosa che si adatta a loro e goderselo. Amo leggere me stesso. Penso che anche molte persone ne traggano un enorme piacere». Camilla ha affermato che i britannici hanno superato la pandemia non solo grazie alla lettura, ma anche al giardinaggio. La torta della duchessa di Cornovaglia, quindi, opportunamente, conteneva anche un monumento ghiacciato a quest'altra delle sue passioni. Nell'agosto dello scorso anno, ha detto a Gardener's World di BBC Two. Penso che i giardini abbiano portato le persone a superare il Covid. Si sono resi conto di quanto fosse speciale un giardino e di cosa potevano farci. Per loro è stata una sorta di esperienza spirituale, hanno scoperto una sorta di affinità con la terra. Puoi entrare in un giardino e puoi perderti completamente, non devi pensare ad altro, sei circondato da natura, hai uccelli che cantano, hai api che ronzano. Yeah.